Ciao ragazzi, molti di voi mi hanno chiesto di parlare del caso Carragher-Balotelli perché non ci hanno capito molto. Per chi non lo sapesse, l'ex difensore del Liverpool e Balotelli da qualche giorno se le stanno cantando di tutti i colori sui social. Neanche fosse un dissing tra due rapper. Che a Carragher non fosse particolarmente simpatico Balotelli si era capito già qualche mese fa, quando durante un'intervista per il Daily Mail l'ex difensore del Liverpool a proposito di Balotelli disse testuali parole: la gente mi dice che Balotelli ha talento, ma non riesco a ricordare una sua buona partita. Prego affinché qualcuno nel campionato cinese se lo porti via. Balotelli è il giocatore più sopravvalutato che abbia mai visto, il peggior acquisto nella storia del Liverpool. Capite quindi che c'era già molta tensione nell'aria. Negli ultimi giorni poi, dopo il passaggio di Balotelli dal Liverpool al Nizza per 0 euro, sempre Carragher tramite il suo profilo ufficiale Twitter ha detto: Balotelli gratis al Nizza è comunque troppo caro. Dopo 3 giorni è arrivata la risposta di Super Mario, che sempre su Twitter ha scritto: Carragher, pessimo calciatore, mio hater accanito, chi se ne frega. Passano poche ore ed arriva un'ennesima stoccata di Carragher, sempre su Twitter, che questa volta, rispondendo ad un suo follower che gli chiedeva dei pareri aggiuntivi su Balotelli, ha cinguettato: gli auguro di vincere il pallone d'oro a Nizza. Sento puzza di ironia. Sarà finita qui o l'ex attaccante di Milan, Inter, Manchester City eccetera eccetera replicherà? Personalmente credo che Balotelli sbagli a dare troppa corda a Carragher. È chiaro che quest'ultimo lo stia stuzzicando in tutti i modi, ma Balotelli dovrebbe altamente fregarsene. Anche perché non stiamo parlando dell'ultimo pivellino, ma di Carragher, che a Liverpool è considerato una leggenda. Grazie ai suoi 23 anni trascorsi a Liverpool, conditi da oltre 700 presenze ufficiali. Capite che confrontarsi mediaticamente con una persona così è un suicidio a prescindere dal fatto che tu abbia ragione o meno. È come se Niang tutto ad un tratto si pizzicasse su Twitter con Paolo Maldini. È chiaro che a prescindere avrà torto. La mia è solo un'esagerazione, ma è solo per farvi capire che tante volte il silenzio è l'arma migliore. Comunque fatemi sapere anche voi con un commento cosa ne pensate di tutta questa vicenda. Sul mio profilo Instagram ho caricato una foto inerente ad una partita dalla prossima giornata di Serie A. I primi 3 di voi che azzeccheranno il risultato esatto di quella partita verranno salutati nel prossimo video. Ragazzi, il video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Per adesso è tutto e alla prossima. Ciao!